Quindi, ebbene sì, anche stasera, ebbene sì, avete la non possibilità. Domani, ma stasera, non domani, nel Bronx, ma qui stasera, vedete un'altra volta, i fratelli, a 9,99 euro, sì, solo per ieri, ok, ma sì, valido per domani, quando è? Marzo 2020, ok. E oggi a Mirko ho preso un giochino che me l'ho comprato per me. Sì, l'ho fatto provare a lui e come gli ho detto è una droga. Sì, perché porca puttana, poi mi ha fatto... Ok, vabbè, ci faccio un paio di giri. Girato alle 3:30. No! No! Vabbè, a parte che non c'avevo un cazzo da fare, quindi... Non sapevo. Io infatti quando ci ho giocato stamattina e ho cominciato a farci i giochi ho fatto questo se ci mette le mani mio fratello non c'esce più. Infatti non sono stato zitto perché quando lui ha iniziato a giocare sono stato zitto e ho fatto allora io mi metto a giocare, aspetto un po' di tempo, mi giro e guardo se sta continuando a giocare, mi giro e l'ha sempre detto beh ok direi che ci ha azzeccato il gioco. E stiamo parlando di Loop Hero. Ragazzi, 14 euro. Meritatissimo, cioè... Perfetto come prezzo, giocatelo. È bellissimo. Ancora di più se siete stronzi come noi, adesso anche in italiano. Cioè, ragazzi, persino Loop Hero è arrivato in italiano. Disco Elysium? No, cosa? Disco Elysium ha un po' più di stringhe. Ma ha fatto anche un po' più di soldi. Ah, già, è vero perché... Cristo! Era venuto fuori come... Ha fatto anche come miglior indie dell'anno.
Cristoforo, miglior indie, miglior gioco di ruolo dell'anno. Ha fatto quella che era di 2 anni fa. Dio, cioè, puttana. E tra l'altro c'è anche pure il sondaggio. Quale potreste, in quale altra lingua volete? L'italiano praticamente portato a manetta. No, abbiamo fatto il cecoslovacco. Vaffanculo. Cazzo, che ne ha fa? Ti venisse l'ernia. Allora, stai andando avanti ora. Sì, anche perché sono un coglione. Sì, anche perché praticamente ti ho fatto tutto. Ah, guarda. Stella del deserto. Andiamo a vedere. Torno Dobson. Ah, è vero, perché si doveva finire questa, effettivamente. Giusto, si doveva finire di... Solo perché siamo leggermente malvagi. Adagio, adagio, diventai malvagio. Che poi si fa anche il giochino quello del svuoto il mio, così guardo cosa si guarda, cosa c'è sotto. Ah, si fa a fine, perché vorrei che poi se no ti faccia parte in diretta. È più bello di quanto osassi immaginare. Beh, e che bello. È pesante. I nostri esperti stimano che valga una piccola fortuna. Chiaramente una valanga, diventa, però. Che cosa intendi fare di questa bella pietra? Devo riversare nel tesoro il ricavato della vendita? Forse preferiresti fare confluire questi fondi? Dovremmo tenerlo per noi. Vabbè, in tutti i casi è verde. Personale? Sì, sono stato che uno è verde per lì, l'altro è verde per noi. Cioè, teniamo noi, noi siamo cattivi. Come desideri. Lungi da me biasimarti per un peccato così veniale. Solo mi chiedo quante vite avrebbe salvato. Chi può dirlo? Che fa? Ah, però te da 50 finite per... Sono 294, sono passati 40 giorni. Il tesoro è in piena salute, ma dobbiamo sempre limitare le spese superflue e vigilare su ogni possibile occasione di profitto. Ok. Con questo a mente vorrei discutere la spinosa questione del bonus bebè che fu abolito sotto il regno di tuo fratello. Ci sono elementi di spicco della comunità che ci chiedono a gran voce di ripristinarlo. Sì. Nell'interesse del tesoro e per il bene a lungo termine della popolazione ho una controproposta. È un po' radicale, ma altresì brillante, se posso sbilanciarmi. Applichiamo una tassa per ogni figlio partorito. Questo conterrebbe la popolazione e, meglio ancora, contribuirebbe al tesoro. Ci sto? Voglio dire, sarà poi così giusto fare dei figli in un mondo così insicuro? E quell'oro non andrebbe ad aiutare i bambini che sono già nati? Naturalmente... Mi piace, insomma, di pensare... ...mantenere la politica... Lì... Non so, 250 milioni a lui. Tua. Eh? Sono così felice che tu abbia seguito il mio consiglio. Ci saranno meno bocche da sfamare e più oro. Sono da 2 milioni precisi. Due piccioni con una fava, sorvolando sull'inevitabile calo di popolarità. Vogliamo procedere con il resto degli appuntamenti? Certo, certo. Ecco, questa parte incomincia a piacermi tantissimo. Ci va di fare l'opera. La proposta di strutturare il rifugio e fornitore di Bowser. Gli scarichi in eccesso e incontra Page. Ok, andiamo a guardare. Aspetta, prima. Come puoi vedere, per cominciare avrai due udienze nella sala del trono. Ho sentito che le ultime proposte di River sono tanto indecenti quanto irresistibili. Penso sarà molto divertente. Posso essere sincero, lui mi piace. Ehi, hey, ciao! Essere sicuro. Città del tempo. Questo? No. Sì. Non è vero. Sì, questo è nuovo. Non c'era venuto... Aspettiamo che capisca... Ah, ok. Vai. Ah, mi piace... Quando vedi la gente depressa, avvicinati che ci dai punti di esperienza. Sei depresso tu?
è depresso. La fatto lo vedi con la testa giù. Perché noi è tipo quello. Sei depresso tu? Mi odi? Ti devi fare, mi odi? Mi odi? Ma ci danno un botto di punti speranza quando... Ci piace. Mi odi? Mi odi anche tu? Quanto mi odi? Scrivi sulla sabbia le cose brutte che ti accadono, ma incidi le cose belle sul marmo. No, ti prego, non farlo. Ma noi abbiamo sbagliato tutto, doveva... tesoro! Libro. Balverini? Ne ho uccisi 50, armato solo di uno stocco arrugginito. Certo. La luna? Ci sono stato. Barnaby? Bidi, mi ricordo qualcosa. No, Barnaby. Incantesimi e simili? Li conosco tutti. Cucina! Ho mangiato ogni piatto mai preparato. Invenzioni? Opera mia. Le ho inventate tutte io. Ho anche scritto questo libro. Non ti stupisce? Dovrebbe, se sapessi che sono analfabeta e paralitico. E anche... cieco. E anche cazzaro, a quanto pare. Un po', che vuole? Benvenuto al nostro tempio, maestà. Il suo stato d'abbandono è purtroppo disdicevole. Prima dell'oscurità, questa stanza conteneva il nostro tesoro più sacro e prezioso. Ormai disperavo di riuscire a ristrutturarla, perché per farlo bisognerebbe attraversare il deserto. Abbiamo perso tante persone. Chi avrebbe più il coraggio di affrontare un'altra volta quelle sabbie? Noi? Grazie. Spero che mi perdonerai se non sono stata più schietta. Devo ammettere che non sono abituata a chiedere aiuto ai sovrani. Ma per tornare a noi... Un tempo questa stanza ospitava le tinture sacre del tempio. Senza di esse non possiamo eseguire i nostri rituali. Le tinture sono ottenute da fiori rari che si trovano ad Aurora e nel deserto circostante. Raccoglierli è sempre stato un compito difficile. Ora sapevo a cosa servono. Quando l'oscurità cadde sopra di noi, divenne addirittura impossibile. Se riesci a trovare i fiori e a portarmeli, io potrò produrre di nuovo le tinture. E così forse la nostra gente potrà recuperare. Ah, quindi c'è anche un altro collezionabile in fondo. Così mettiamole una a caso così in fondo, Dai. Quindi ogni volta che finiamo una scheda di 5 bisognerà da allora. Ci hai reso davvero un servizio senza pari. Da parte di tutti gli auroriani, io ti ringrazio. Ah, saresti l'unica. Cultura, La tintura rossa rappresenta l'amore. Può essere condiviso da due fidanzati, oppure dai genitori e i loro figli. Prega un po'. Oppure da strane persone ai piedini. Ecco, questo ha senso, perché se ogni... Buonasera Simone. Se ogni coppia di 5 ti dà 10 emblemi, questo ha senso. No? E lì si parla di gente che gli piacciono i piedini anime. Ci sarà un motivo. Comunque dicevo, la tintura viola. Se questo ogni 5 ti dà 10 emblemi, sì, questo ha senso. Perché poi alla fine te ne ha dati un bel po'. È la solita cosa che devono fare anche per gli gnomi. Ogni 10 mi dai 10 sigilli e quando le portai tutti me ne dai 50. No? O no? Mirko? Sì. Quelle fatti lunghi, devi darmi i sigilli un po' alla volta. La tintura gialla rappresenta la prosperità. È sempre stata usata in tempo di scarsità e carestia. Vabbè, ne abbiamo altri? Sì. La tintura arancione rappresenta la forza. Nei tempi antichi, i nostri guerrieri più potenti la indossavano ogni volta che scendevano in battaglia. Che senso, visto che è un deserto, almeno così si confondeva. Comunque. Cioè abbiamo uno dei potenti. Ricordiamoci prima di fare quelli da melee distanza per la porta. Facciamo prima quella a distanza, sì. Che si usano proprio di più.
Che forse... Guardiamo se basta direttamente quello. Che non mi ricordo più dov'era. E vabbè, basta guardare le zone con i punti esclamativi. Più delle volte sono perché c'è rimasta la... Ah no, devi uscire dalla porta. Vabbè. Più delle volte sono perché c'è la porta del demone. Aspetta, me lo ricordo io. È dove c'è il villaggino di Hippy. La torre dove usi il cannone. È sopra. Morningwood. Ma direttamente me lo ci mette direttamente nel villaggio. Non so se deve essere di armi, sì. Mirko, è l'unica che ci rimane da qui. L'ultimo? Ah no, è vero, poi c'è quell'altra dove bisogna essere al massimo cattivi. Ci sta sempre. Volevo dire precisamente questo. Con quel catastrofico strumento di morte nelle tue mani, potresti porre fine a ogni conflitto. E per sempre. Ah, ok, ora ho capito. Possiamo dare per scontato che la guerra presto... Ho capito. Passerà. Allora, praticamente dove dovete portare... Grazie. Le armi, quindi melee, o... No, e... O a distanza, dovete portare l'abilità... alla quinta stella e l'arma che portate in mano potenziata al massimo. Che senso? Sono solo sulla luna. Infatti pianeta 1. Questo è coso? Questo è Watchmen? No? Sì. Questo non lo fa Dottor Manhattan. No, vabbè, qualcosa che cambia. Si sembra più coso. Sembra più il pianeta del tesoro. Anche l'effetto. Giacca militare. Pantaloni militari. Effettivamente mancava. Ci servivano solo i guanti. No, voi fatemi capire. Uno si è sbattuto il cazzo per fare tutta questa cosa per un completo militare. Le ricompense. Delle porte del demonio in Fable 3 fanno veramente cagare. Ci sono inutili. Cioè, non servono a niente. Vabbè. Vittime civili previste 4 milioni e mezzo. Ok, ora possiamo andare a fare le nostre cose da monarca. Nei libri di storia io sarò il re più malvagio di Albion. Ehi! Quell'abito stupido! La capace! Bravo! Saremo il più odiato, ma sicuramente saremo il più ricco. Alzatevi no? Tutti davanti al re di Albion! Questa udienza riguarda il futuro del rifugio orfanotrofio di Bowerstone. Paige parlerà per la gente povera e abbandonata della città. River contesterà la sua causa. Hai la parola. Maestà, è da molto tempo che il rifugio è la sola casa senza tetto, dei poveri e degli orfani. E finché non riusciremo a migliorare il mondo, continuerà a essere la loro unica speranza di sopravvivenza. Non è ora di fare qualcosa di utile per coloro che hanno veramente bisogno. Il rifugio Titan! Il titano armato di nano. Grazie Titan! Grazie, Titan. Vedi. Un per Titan Programmer, cosa abbiamo noi come sound del ride? Attacco Titan! Cioè, la città e i suoi abitanti stanno soffrendo, ma invece che chiedere carità,
chiedono amore. Propongo di usare questo edificio crescente per dare una... Grazie Antox! Antox 202, grazie del follow e benvenuto nella famiglia. Sono sempre andati di pari passi. E benvenuto a tutti quelli che avranno seguito il buon Titan sul nostro canale. Non può mandare sullo Switch, ve lo so. Lupanare, chiamalo come vuoi. Leone Gamer 01, grazie per... l'amore che cerca. Grazie per il follow e benvenuto nella famiglia. Buonasera signor Titan. Sì, maestà, tocca a te decidere. Vuoi risistemare il rifugio orfanotrofio? No, è ora che Bowerstone abbia il suo primo bordello. Il rifugio sarà usato come bordello. Ci piace come ottimo, maestà. Come procede, Fable? Siamo quasi, siamo alla fine, praticamente. Devo dire immediatamente. Questo è sfruttamento, maestà. La tua gente non ne sarà felice. Guarda la vastità del cazzo che me ne frega. Avete per caso nel cuore un gran vuoto? Ma dopo amico, se ce la fai, aspetta ora. Ah, davvero, tutto non si può. Vediamo un po' se riusciamo, come spendere? Le industrie River sono orgogliose di presentarvi la casa dell'amore venale, dove il denaro porta da... Ed ecco, a voi cosa portava di bello? Bro, alla viceversa. Ho completato 60 missioni. Oggi dovrai missioni non erano che comunque io l'ambiente interno del castello mi sembra sempre uguale, però infatti oh, è forse l'esterno. River farà la sua proposta. Un membro della comunità di il Morningwood si opporrà alla sua causa. Cioè, voi mi siete già sul cazzo a prescindere. Sì, ste ipidi del cacchio. Maestà, sono sicuro che avrai notato un certo olezzo che avvolge la città negli ultimi tempi ed è persino più nauseante del solito. Ho paura che non si tratti semplicemente del puzzo dei diseredati. Bowerstone sta cominciando ad avere un serio problema relativo al sistema fognario. Dobbiamo adottare una soluzione economica ed efficiente, e ho l'impressione di averla trovata. Nel sistema attuale, una parte delle acque reflue viene smaltita direttamente nella palude di Morningwood. Mm-hmm. Con un impegno minimo, le industrie River potrebbero essere in grado di dirottare l'intero sistema fognario di Bowerstone in quella simpatica regione. Come tu ben sai, si tratta di un'area desolata, senza alcun valore finanziario o culturale per il regno. È una decisione logicamente inoppugnabile. Aspetta un attimo, non è giusto. Non è per niente giusto. Siamo tutti figli dello sporco. È nei nostri cuori, nel nostro sangue. È sotto le unghie. Quello che voglio dire è che la sporcizia ci rende tutti uguali. Sporco siamo e sporco ritorneremo, no? Noi di Morningwood abbiamo lo stesso diritto alla pulizia di chiunque altro. E che ne sarebbe di Morningwood? Gli spiriti della natura... Scusa, appena avete detto boschi, sporco siamo e sporco ritorneremo, quindi potete stare dello sporco, no? No? Non distruggere il paradiso coi rifiuti urbani, amico. Convoglia gli scavi... Amico? Sono il tuo re! Amico? Tutte queste, come si dice, queste fabbriche, no? Prendi una e la trasformi in un... come si chiama? Un impianto di depurazione delle acque reflue. Detto fatto. Quale sarà la tua decisione, maestà? Questo qui mi dice cosa fare, tra le altre cose. Oh. Ma chi sei? Concederemo a Morningwood il grande onore di essere la discarica della città. Il re ha parlato. I rifiuti della città di Bowerstone saranno smaltiti presso Morningwood. Provvederò immediatamente a tirare lo sciacquone, maestà. Questa è grossa. È davvero grossa. Hai voluto trasformare nonna natura in un cesso. Esatto. Ma lei te la farà pagare. Grazie, grazie per il ride, Titan. Un giorno. Buona serata. Un sabato sera. Vedrai che te la farà pagare. Anche se con la pandemia, penso. Che sfiga. Poveri. È di più importante della salute e dell'igiene personale dei nostri cittadini. È vero. Le industrie River sono quindi liete di annunciare l'apertura della riserva fognaria di Morningwood, che provvederà ad assorbire i rifiuti più odorosi di Ora si capisce perché era fatto tutto su palizzate per questa parte finale. Sicuro o addirittura piacevole. L'adoro River.
Siamo la giornata milioni? È quasi conclusa, maestà. 2,50. Appuntamento. Paige ha richiesto un incontro al vecchio quartier generale dei ribelli. Sa molto di cappa e spada. Chissà cosa vuole. Chissà. E andiamo. Beh, che dici? Può avercela un po' con noi? Ma solo perché gli ho tirato praticamente il culo tutte le volte che ha provato di qualcosa? Che mai dovrebbe avercela con noi? Salve, stupidi idioti. Come andate? Tutto bene? Mi volete bene? Basta, cazzo. Monarchia. Vogliamo la Repubblica. Ora. Sono i bambini ti deridano. Questi non sono abbastanza depressi. Il tipo sta scappando da noi, fammi capire. Probabile. La Madonna, solo perché. Quanto siamo a proposito poi di malvagità? Per un attimo. Perché ti ricordo che ci serve, sapendo. Ciao. Dovremmo essere al massimo. Dici per l'altra porta? Dov'era? Aurora. L'Aurora? Sì. Ma. Sicuro? Lei non si fida, signor Anderson. No, a rigor di logica dovremmo essere. Siamo a metà. Siamo anche qua. No, non siamo a metà. No, no, siamo proprio a metà. Sì, 3000 giorni. Ah, ok. Io ora sono a metà. Anche perché i giorni penso andranno in base alle cose che facciamo nella quest principale, spero. Sì, sì, sì. Ti avvicini alla vera malvagità. Ma fin lì ci arrivano tutti. Voglio di più. Sei di una malvagità smisurata. Il tuo odio e il tuo malanimo sono così comprensivi che comprendono tutti e comprendono anche qualcos'altro. Sei un demonio, tenebre e disperazione incarnate. Mi piace soprattutto quel cappello, bella scelta. Che non ho. Ah, non è il cappello che ti andava... Ah, però... Senso. Ok, mi piace tutte le volte quando comunque... Vediamo la cosa ci dà di fantasmagorico. Siamo alla vista morale. Già, è vero, non siamo più tornati... Anche a Driftwood. Ti ricordi quello che... Sì, la cittadina... Oh. Martello di Jack. Un problema è pure malvagità. Beh, questo potremmo metterci. Ci sono nuove armi nella tua armeria. Lo sappiamo, grazie Jasper. Vabbè, soltanto non c'è per uno. Ma volevo vedere cosa fa. Scusami. Se vi faccio risposta, uccidi 50 tra paesani e soldati. Commosso Fiorenti. 400 creature dell'ombra. Tra paesani e soldati. Ah, in realtà nemmeno così tanto impegnativo volendo. Questo ci mette già la mattina e le fai. Ok. Comunque dicevi, non siamo. Ah, quello. A Driftwood. Quello, okay. Quello di notte, cosa? No, ti ricordi la cittadina, quella che si creava piano piano, che c'era l'emblema che dovevamo prendere? Hai capito ora quale intendo? Questa. Vedi che è anche cambiata. Vabbè, tanto teletrasportati. Che dovevamo riuscire... Allora? Zone nuove?
questo è inutile. Sì, sì, sì. C'è altra roba che ci è sfuggito da sopra. Ma però non sono questi da comprare. Strano. Vabbè. A dopo, Simone. Buon appetito. Allora. No, più che altro che questa era la cosa carina del gioco per ora. Quindi aspetta, quindi si è creato tutta una zona di qua? Seguendo la mappa. Eh sì. Anzi, tra le altre cose ci tornerebbe bene, perché noi bisogna andare a vedere se si è creato il ponte sopra. Ecco, queste sono le cose in realtà carine di Fable 3. Che ha avuto molti guizzi frizzi nel cercare di far evolvere il mondo in base alle scelte e le cose che fai. Per questo mi sarebbe interessato vedere un Fable 3 con i sistemi di oggi. Cosa sarebbe... No, dovevi andare su. Non era su. Bisogna vedere se hanno fatto il ponte. Più che altro perché mi sarebbe piaciuto vedere con i sistemi di oggi cosa sarebbe, cosa avrebbe architettato per un nuovo Fable. Allora, vedi che qui le case ne possono essere queste. Forse dovevamo tornare? Cigolone. E qui è pure questo è pure accanimento terapeutico. Taglio di capelli maledettamente bello. Perché accanimento terapeutico? Perché cioè sì, non ti danno niente, lo so. No, non mi piace qui. L'affidabile. Sei una brutta persona. No, ti prego. Perché sei così cattivo? Perché cattivo è bello. Cattivo è sexy. Ehi voi. Io voglio sapere. Voi al governo. Un macello, lo sapete. Grazie. Shadow Alchemist Riven. Rivan. Grazie infinite per il ride. Ma quanti ride stasera? Grazie ragazzi, grazie infinite. Vediamo cosa portava il signor. L'alchimista dell'ombra Raven. Genshin Impact. Devo andare. Tutto grazie a River. Abbi cuore. Sai che i tuoi affitti sono. Ecco, questi nick sono curioso perché sicuramente vengono da qualche personaggio di un gioco di ruolo, sia cartaceo o da videogame. Quando scrivi, quando hai nick del genere, che è qualcosa che tipo hai creato e ti sei così affezionato che te lo porti come nick dietro, tipo come The Jasper. Buonasera, buonasera Shadow. The Shadow, The Shadow, The Shadow. Esattamente, è l'eredità di un mio PG decennale su un GDR online. Quale dei... Di molteplici? Sono curioso. Mica stai sbagliando tutti i tasti stasera. Ah, lo dici così? Non mi fa scendere da sopra. Intanto finiamo questo. Se non ti dispiace. Ah, no, è vero, tanto era su un server. Roleplayer. Ah, roleplayer. Quelli che ormai. Praticamente il vanilla. Vanilla, forse metà vita di Burning Crusade? No, mi sa che fino anche The Lich King comunque, c'erano gli RP. Sì, sì. Ah, quindi è la distruzione completa di Blizzard, praticamente da cosa? Da Cataclysm l'hanno tolti? Cioè, perché l'hanno tolti è che hanno smesso di... Perché era tutta roba fan-made, poi, alla fine. No, c'erano servi ufficiali. No, no.
la gente ci giocava le rapine, server ufficiali. Sì, ma non erano fatti per quello. Cioè, no, erano proprio sempre, sì. Fino a Bright, ok. Quando era ancora Blizzard. Oh. Un chiave d'oro. Oh, bene. Allora andiamo. Che è? Era al castello. Quello è all'inizio. Al castello. Sono all'inizio. No, dicevo, sono a Brightwood. Giusto? Sì. No, volevo andare di qua. Dove andare? Volevo andare alla mappa? Allora. Ci sono delle novità. Ah, dove hai detto? Al negozio. A Brightwall, bisogna andare all'accademia. Guarda se ti dà direttamente lui, che almeno forse ti mette lì davanti. Guarda, World of Warcraft con noi... Sono di un po' una porta aperta. Se vai a guardare sul nostro canale YouTube, abbiamo cercato di portare la World of Warcraft Story, ma purtroppo la nuova generazione che gioca World of Warcraft non gliene frega un cazzo della storia. Ha solo le Mythic Plus in testa, che skippa tutta la parte narrativa per arrivare all'endgame. E quando vedi questo, muori dentro. E poi quando vedi che Blizzard li accontenta cercando di farli livellare più velocemente possibile per farli andare tutti diretti, dritti all'endgame, capisci che è un gioco che... Ti ricordi dov'era la porta? Tanto la vedi, Mirko, è nel centro. Sì, skippali loro. Tanto saremmo solo a perdere tempo. Ah, vi capisco, anch'io ero fan di World of Warcraft per la storia, poi non ce l'ho più... Ma perché non ce l'ho fatta? A parte che a un certo punto hanno cominciato a sgongolare e Shadow è quella che avevi aperto te, che va qui sotto. Dovrebbe esserci qui da qualche parte una cosa che va giù, guarda un po' a destra o a sinistra, che l'avevi aperta te. Come si chiama? È questa. E scusami, da Battle for Azeroth, che poi non era neanche male, porca troia, peccato se la sono giocata a cazzo di cane, che hanno fatto delle scelte di narrativa. E poi io lo ripeto, la gente potrà dare del coglione, per me Shadowlands è finito. World of Warcraft è proprio finito per me. Cioè, per me, proprio sembra proprio la fine, perché chiudono tutto. Cosa ci sarà? Cappello brigante. Ok. Roba che trovi tranquillamente. Io ero Ma Sylvanas era figa, anche perché, allora, io non so da quanto conosci... Allora, so che comunque a quanto pare sei veterano, quindi hai cominciato a giocare dal vanilla. Noi Warcraft lo conosciamo dal 2, quindi Sylvanas, avendo giocato il 3 e l'espansione, sappiamo anche come è nata. Ed era cazzo un bel personaggio. E non so cosa gli sia saltato in testa. Sì. No, ma perché ha devastato tutto? Sembra che non sappia più cosa voglia scrivere. Shadow. Il problema è proprio lì. Perché, per quanto la gente l'abbia disprezzato, per me l'ultimo caposaldo Blizzard è stato Mist of Pandaren. Quando ha cercato di creare un'espansione coerente con se stessa, dandoti il più possibile. Adesso sì, sono andato. Sempre roba del visto da brigante. Ah, ti darà tutta la roba da brigante. Ma la compri questa roba qua. Non c'è niente. Ah, sicuro. E infatti io non so. E poi ripeto, peccato con Battle for Azeroth, perché la narrativa non era male. L'idea di intrecciare le due campagne, e quindi per goderne appieno devi giocartele tutte e due, sia dalla parte dell'Orda e sia dalla parte dell'Alleanza. Il problema è poi come l'hanno finito. Adesso andiamo indietro, giriamo di là.
È quello la cosa che mi dispiace un po'. Poi ripeto, ma più che dalla parte narrativa, o meglio, anche tanto dalla parte narrativa, è il gameplay. Cioè, stanno facendo di tutto per non fartici giocare. Perché, ok, io sono ok per i dungeon. Sono per i raid. Perché comunque hanno un filone narrativo. Anzi, addirittura nel vanilla erano fighi perché ogni dungeon aveva proprio una narrativa unica a sé. Più che chiudere un arco narrativo. Mentre era il raid che chiudeva proprio l'arco narrativo. E il problema è che la gente neanche quello ora fa. Cioè, non gliene frega neanche quello. Gli interessa solo fare le mythic. Solo prendersi la skin che ti danno nella Mythic Plus 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 Plus. E Blizzard a far di tutto per farcela arrivare il prima possibile. Io non so. Non so cosa dire. E vabbè, andiamo. Andiamo alla pena. Ciao. Vabbè. È la prima porta dorata che me l'ho studiata. Cioè, mi hai dato dei vestiti inutili. Cioè. Ma infatti ho smesso di giocarci. Ah, dopo... no. Allora, io mi sono scoppiato un po' tutto World of Warcraft. Giocato parecchio Battle for Azeroth, e per questo lo diciamo con cognizione di causa. E ho cercato di fare il più possibile di Shadowlands. Quando ho visto che al giro di boa mi hai riproposto la solita cagata della prima parte, dove mi dovevo spaccare il cazzo di fare per la seconda volta tutta una tragedia greca per vedermi la storia. Neanche per l'endgame, ma per vedermi la storia. E quando basta semplicemente mettere delle quest. Per poi vedere la gente che è venuta dopo che piangeva, mettergli una patch dove praticamente se ne semplificava tutto e ti tagliava tipo metà della roba che io mi sono dovuto fare faticosamente prima. O con tutti gli aggiornamenti dove te ti sei fatto un culo per sbloccarti tutte le razze alleate e cazzate varie. Che poi ci stava bene perché erano tutte fatte di narrativa. E ora la gente arriva, si trova le razze alleate sbloccate così. Te fai... no! No! Ora, quello che abbiano ricompattato i livelli... Ci sta. Per me ci sta. È la velocità con cui le fai che per me non ci sta. Cioè... Prendi una qualsiasi espansione, e sì, tu ne sei fai un terzo. Sì, mi pare, quanto è il massimo? 70, 60, non mi ricordo. Vabbè, praticamente 50, a metà espansione, non hai dimenticato dove o un pochino di più, li hai già fatti tutti. Non so se sei ancora interessato alla tua gente, ma sappi che da quando sei salito al trono, i crimini sono raddoppiati. Il problema sta cominciando a diventare serio. C'è un uomo in particolare, si chiama Nigel Ferret. Alla città in pugno. Ormai tutti i criminali di Bowerstone sono in mano sua. Intanto doveva farlo per forza. Vuoi fermare i criminali? Ho alternative? A meno che quando troviamo lui... Kid si è infiltrato in una banda di ladri e ha scoperto i loro piani. Faranno un colpo nella taverna. Era così già da Legion, anche se dopo, da quello che ho capito, è peggiorato. Sono certa che uno di quei balordi sa dove è nascosto Ferret. Sì, guarda, ti conviene. Anche perché dopo Legion è stato tutto un copio. A parte il fatto che io, ragazzi, ve lo dico, sono state proprio le meccaniche di Legion a distruggere World of Warcraft. La gente lo esanna come espansione. Dice che è la migliore espansione in assoluto di World of Warcraft. Quando secondo me è quella che l'ha distrutto completamente. Perché tutte le meccaniche che hanno completamente devastato World of Warcraft hanno introdotto in tutte Legion. Tutte. Per quanto siano carine, ma su tutto quello che si basa adesso World of Warcraft è stato tutto portato da Legion. Quindi... Se collabori, non ti facciamo nulla. Se ci causi problemi, ti uccidiamo. Ora, per farti capire che facciamo sul serio, vorrei che uno di voi ci causasse dei problemi. Così lo posso uccidere e dare il buon esempio agli altri. Chi si fa avanti? Oh, guarda, qualcuno si offre volontario. Il re in persona. Attaccatelo, ragazzi! Ma sono stupidi? Hai
visto quelli che... Qua! Quella era ma... Cioè, se sai che sono il re, dovresti sapere anche che poteri ho. Quindi, a quanto pare, no. Abbiamo lasciato Steam acceso. Non è più vantaggioso per me. Comunque, dai, vi saluto. Che ando a cucinare. Ok, ragazzi, grazie Shadow, grazie Pete per il raid. Buona serata anche a lei. Ti è stata fornita una chiave che ti permetterà l'accesso. Cerca di evitare che se ne impossessino individui non autorizzati. Oh, oh, stacca tutto! Perché? Giuseppe. Grazie Luca, grazie per l'host. Buonasera. Tuo amico poi ha scoperto cos'è che non andava. E secondo me anche quello di aumentare i prezzi delle case, cazzate varie, anche quello ci porta a farci odiare dalla gente. È probabile. Sì, è successo in pratica quando OBS è un altro programma insieme. Ah, ok, sì, OBS c'è il piccolo problema che... Ti pianta più tanto il computer, sì. Sì, no, più che altro è che non è proprio ottimizzato al massimo con tutta... Oh. L'obiettivo di mantenere un nascondiglio segreto tende a sfumare se i tuoi nemici possono tranquillamente infiltrarsi ogni qualvolta lo desiderino. Compari, svolgete i peculiari servizi per cui vi ho assoldato. Sollecitamente. Uccidetelo, in fretta. Domani il trono sarà già freddo senza... Come? Non ho capito. Dai, devo ammettere. Hanno fegato. Ci sfidano. Fame lancia incantesimo. E noi ovviamente bisogna fare il giro pesco. Beh, devo ammettere che questi hanno il suono particolarmente pesante. Bello il rosso con gli occhialoni. Guardate. Mi hanno rapito. Aiuto, fammi uscire. No. Riescono a colpire più di una persona. Così non vale, che cacchio. Beh, così non vale, potrei dire che voi usate i fucili, quindi non è che cambio granché la cosa. Che fai? Quanto sei duro? Ah, quindi c'è più strada? Sì, non sta bene lì. Cosa c'è lì sopra? Se fosse qualcosa. È vero che Fender ha una scatola. The cake is alive! E può darsi. The portal! Dai! Forma confirmed. Ma perché? Perché? Situazioni così a caso.
Altre chiave. Che the cake is alive. No. Sì, aspettami, adesso giusto andando a prendere le chiavi. Torno subito. Non ti muovere di lì. No. Vai tranquillo. Credo di poter affermare con relativa sicurezza che i tuoi sforzi sono vani. Ammesso e non concesso che sgominerai i miei associati, questa porta è assolutamente impenetrabile. Inoltre, questa cella vanta un'uscita segreta da cui darmi alla latitanza quandunque lo desideri. Nel frattempo i miei compatrioti brutalizzeranno la tua persona. Quanto tempo abbiamo ancora? Proprio da ammettere che è mica scemo il tipo. Eh? Oh. Sì, però sono troppo lui. Sì, non è possibile. Oh, meno uno fuori alle balle. Neanche fuori due. Che da tesoro. Non ti smentisci. Okay. Strano che i suoi uomini siano stati così stupidi da affrontarti. In verità, a dispetto del mio intelletto superiore, si direbbe che questa non sia, in effetti, la cella che con sicumera menzionavo poc'anzi. Quella con l'uscita segreta a due letti. Mm. Va bene. Hai prevalso, maestà. Te ne do atto. No, là sei un coglione. Scusami, ritiro tutto. Ritiro tutto. Come se non avessi detto niente. È finita. Direi che questa valutazione è oggettivamente priva di merito. In effetti, sulla mia persona vi è una ragguardevole quantità di valuta. Lasciami andare e il denaro sarà tuo. Perfetto. Buon per te dimostrare tanta compassione. Abbiamo bisogno di fondi. Non sarò così importuno da ritardare oltre il mio congedo. Addio! Io volevo contare... Niente... In gula! Hai fatto passi da gigante, maestà. Ammira la gloria del tuo tesoro. Non ti viene voglia di fare una nuotata in tutto quell'oro? Non si Ma può. Il regno richiede ancora una volta la tua attenzione. È venuta l'ora di legiferare sull'uso degli alcolici. Sotto Logan, la quantità di alcol acquistabile al giorno era soggetta a limitazioni. Come puoi immaginare, si è rivelata una misura alquanto impopolare. Eppure, molti rispettati membri della comunità pensano che la legge sia troppo blanda. Vorrebbero che il consumo di alcol fosse completamente abolito tra i concittadini. Ritengono, non senza ragione, che generi comportamenti sconvenienti e chiassosi spettacoli pubblici. Questi nobiluomini sono disposti a pagare cospicuamente per un cambio di politica. D'altro canto, i cittadini vorrebbero la totale abrogazione dei limiti, sostenendo che violino la loro libertà e i loro diritti. Non si possono accontentare tutti, maestà, ma tu devi prendere una decisione. Vai tranquillo. Gli abitanti di Millfields ne saranno entusiasti. Li riterranno soldi spesi bene, e io li ritengo soldi ben incassati. Passiamo ad altre questioni, maestà. Ti è già passata un'altra giornata. Nella sala del trono. In merito alla possibile riapertura dell'Accademia. No, ok, siamo arrivati a quello. Asciugare il lago Bauer. Oh, Signora ricca e preoccupata. Samuel, capo dell'Accademia di Brightwell, è pronto a esporre il suo caso.
Mi auguro non sia qui per batter cassa, ma sono certo che Padron River sarà come sempre la voce della ragione. Come al solito, guarda se sono spuntate missioni. Voce della ragione. Benvenuto. Ah sì, quello è sempre. Sì, è quello dei fiori. Ok. E però potevamo guardare qui, ma vabbè. Comunque non mi sembra cambiato di un cazzo in realtà. Cioè, solo perché c'è le pareti rosse. Non erano rosse anche prima? No, non penso. Sei sicuro? Non riesco a credere ai miei occhi. Cioè, e questo è Sua Maestà il re di Albion. È elettrizzante. Vedremo come viene gestito. Oggi dovrei prendere una decisione sull'Accademia di Brightwall, Maestà. Samuel parlerà per la città e i suoi studenti. River contesterà la sua causa. Hai la parola. Maestà, fu tua madre a inaugurare la più importante istituzione culturale di Albion. E noi la chiuderemo. Il suo regno, la conoscenza e l'apprendimento. Voi giocate a Fable e io sto giocando dalla campagna di Halo Infinite. Ti chiedo solo un ritorno alla saggezza di quel tempo. Tuo fratello ha chiuso l'accademia e ora tu puoi ripristinarne il nome. Sentiamo invece cosa dice. Non troverai un sostenitore delle arti più sincero di me. Io che apprezzo la cultura in ogni sua forma. Ma il popolo è confuso e spaventato. L'ultima cosa di cui ha bisogno è la cultura. Non negare loro i benefici dell'ignoranza e apri l'accademia solo a chi è veramente preparato a farne uso. I pochi privilegiati pagheranno profumatamente per il piacere dell'erudizione. Ma così solo... Perché la cadenza di quando dice le parole e tutto mi ricorda molto Ignarlo. Esatto! Perché regalare la sapienza quando la si può vendere? Che cosa hai intenzione di fare, maestà? L'Accademia di Brightwall sarà riaperta come promesso, ma ci sarà un prezzo di ammissione. L'Accademia di Brightwall sarà riaperta a coloro che possono pagarne i servizi. Se così deve essere, molto bene. Cosa vuoi? Oh, scusami. Io l'ho riaperto. Cosa avevi chiesto? Di riaprire l'Accademia? Io cosa ho fatto? Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto noi? Sì, infatti. E allora? Ma tu guarda... Oh. Ma sotto non c'è cosa della Gilda? E infatti nella rinnovata e prestigiosa Accademia di Brightwall assorbite conoscenza grazie alle menti più eccelse del paese e avvaletevi della migliore biblioteca che sia mai stata creata. La ragionevole e modesta tassa di iscrizione è alla portata delle tasche di quasi l'1% della popolazione. Quindi non indugiate! Accademia di Brightwall, aprite la borsa per aprire la mente. Cos'è il cappellaio matto di Alice quello? Davvero! Potrebbe essere una citazione, effettivamente. La corte convoca Paige e Rita. No. Ecco. Cosa c'è a Paige? La questione da sistemare oggi è il futuro del lago Bower. River farà la sua proposta. Paige si opporrà alla sua... Ah, stavolta è lei che si oppone? Hai la parola. Maestà, un recente studio ha rilevato che i fondali del lago Bower sono incredibilmente ricchi di metalli preziosi. Per quanto sarebbe divertente vedere i minatori lavorare in apnea, temo che una miniera subacquea si rivelerebbe in qualche modo impraticabile. Detto questo, non ci rimane altra soluzione che costruire una diga a monte e prosciugare del tutto il lago. E una volta terminato, disporremo della nostra miniera, pronta per essere sfruttata. Deturpare il panorama che in passato ammirai dalla mia vecchia casa sarà forse un po' triste, ma è una decisione sensata, viste le nostre attuali necessità. Vabbè. Il lago Bower è l'ultima vera bellezza naturale rimasta a Bowerstone. Appartiene alla nostra storia, deve essere protetto. Non portarcelo via. Con il lago sparirebbe anche un pezzo di anima della città. Ma davvero? Non hai migliorato la vita della gente all'interno della città e vuoi distruggere anche uno degli unici luoghi in cui si sentono in pace?
La decisione è soltanto tua, maestra. Hai ragione, sei solo del meschino. Ops, lo sono. Abbiamo bisogno delle risorse del lago Bauer. Diverrà una cava. Il re ha legiferato. Prosciugheremo il lago Bauer estraendone le risorse. Mi compiaccio per l'eccellente spirito imprenditoriale. Il lago sarà prosciugato. Ora sono curioso di andarla a vedere proprio. Ho combattuto per te, ma tu hai voltato le spalle alla tua gente, maestà. Perché voi avete voluto me? Ammiro, e poi tra l'altro ce l'avete fatta anche da solo. Della natura così poco generosa di doni. Sì, è troppo ignaro lui. Il lago è un vero e proprio affronto al buon senso. Adesso prova a immaginarlo trasformato in uno squisito monumento all'ingegno umano. Terra e roccia che offrono spontaneamente vita e speranza a migliaia di persone. Come non farsi commuovere da un simile esempio di generosità? Direttamente dalle industrie River, ecco a voi i pozzi Bauer. Confido che la seduta di oggi non sia troppo noiosa. In ogni caso, sono sicuro che il tuo compito sarà assai... È stato duro? Una fedele e benestante dama di questa comunità si è offerta di fare una cospicua donazione al tesoro. La sua unica condizione è che tu vada a Milfields a ritirarla di persona. Un'ottima occasione per sgranchirti le gambe, maestà. Vabbè. Comunque, andiamo a vedere... Ora comunque sono curioso al lago. Che lago... Aspetta, c'è... È stata rubata? Per quello bisogna fare... Ah, quello è stato rubato e quello bisogna andare a fare... No, è un altro, è sempre... sono tutte e due. Sì, no, è sempre quello. Okay. Perché è sempre quello. A proposito, che com'era? Dov'era il lago di Bowerstone? È Milfield! Te! Sì, è qui! Era qui il lago di Bowerstone? Sì. Ok. A posto, allora. Andiamo a vedere che troiaio abbiamo combinato. Sì, però ecco, questa cosa non... un po' schifo. Domani il trono sarà già freddo senza le tue. Cioè, il fatto che ciao. La missione principale. No, ma è l'altra, perché questo è il peso del mondo. Questa è la statua rubata, è l'altra. Ma incontra la ricca benefattrice. Perché questo è il peso del mondo. Ma è sempre. Cioè, è l'hanno sempre fermato quella. Due volte. La stessa missione? Ah. Vabbè, comunque intanto andiamo lì. Che però ti rimette un'altra volta all'inizio, che palle. Riescono a... Credi meglio di noi per quella puffa magica. E? So dove si trova il ladro, è scappato nei boschi. Signora, comprendo che tu voglia recuperare ciò che hai perso, ma quei boschi sono troppo pericolosi. Oh, niente. È un suggerimento senza avere esperienze di combattimento o almeno qualche abilità. Non voglio andarci io, voglio che ci vada tu. Giusto, parlavo proprio di me. Oh, lascia perdere. Ah, maestà, è un tale onore per me averti qui. Se solo il fato non avesse cospirato per farmi apparire come una sciocca. Volevo dare il mio contributo a questa nobile causa. A che serve un'eredità inestimabile se moriremo tutti in modo misterioso e terribile? Avevo tolto la statuetta della cripta di famiglia. Prendete esempio. Ma un volgare ladro me l'ha rubata in pieno. Ora l'ha installato la Legendary di Mass Effect. Visto che Mass Effect non l'ho mai provato. E ovviamente i soldati hanno troppa paura per seguirlo. Ma infatti la Legendary, come abbiamo detto noi, è utile solo per chi non l'aveva già prima. Ma tu non conosci un tale timore, vero? Trova il malfattore, maestà. Non ha rubato solamente una statua. Porta con sé il futuro del nostro regno. Giusto, giusto. Attenzione ai boschi, maestà. I soldati saranno superstiziosi, ma senza dubbio vi si aggirano delle bestie pericolose. Oh, Valverini. Buona fortuna. So che ce la farai. Andiamo ora, visto che siamo qui. E dovrebbe anche essere vicino il lago, come è ridotto.
ricco. Sarà uno spasso razziare il cadavere. Guarda là. Oh. Quanto è sempre qui? Volevo esplorarla ora il lago per vedere se c'era qualcosa di nuovo. No? Dici sotto? Scusami, non sei curioso di vedere? Guarda là. Si è aperto l'intero quadro qua sotto. Perché non andarla a esplorare? Mi sembrerebbe un po' scemo, no? Grazie, Lu. Però bisogna ammettere una cosa. River è estremamente efficace. Efficiente più che efficace. È efficiente, sì. Esatto. È tutte e due. Se dice di fare una cosa, la fa e velocemente. Non è una cosa da sottovalutare, eh? Quando Mirko ha aperto lo scrigno, mi è venuta in mente la canzone di Zero, quella Quindi qui c'è anche poi. Ci sta molto meglio senza Ferret tra i piedi, questo è sicuro. Senza? Ferret. Ah, ma anche questi sono comprabili. Beh, tanto ormai abbiamo comprato tutto il regno. Casa più casa meno. No? Ah no, in realtà no. C'è il loot. Ah, perché effettivamente deve essere fuori il coso, deve essere. Che quello non penso sia una casa, quello penso sia lo coso del. Sì, dei minatori o del capo squadra, mettiamolo così. Addirittura, c'è anche le guardie ora. Allora. Cioè, quanti altri re trovate che vanno in giro così in mezzo alla plebaglia? Invece di ringraziare perché vi grazio della mia presenza. Questi qui ti fanno buati in culo. O no? Diamante raro, rubato i cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Oh, l'abbiamo fatto molto blu. Che poi in realtà con Tender ci potrebbe anche stare più blues. Beh. Ma c'è due entrate. Appena entrati, cane. A prendere la bere e poi. Che Andrea non rubò neanche per me un frutto fiore raro. Ma lui gli venne la faccia come un varano. Un po' di funghi. Quante strade vuote. Beh, devo dire che era profondo il lago. Perché mi ricordo questo posto mi dice qualcosa? Pipì! Andrea il blues. Volendo sta bene da per sé, vero? Che blu! Guarda i gatti! Tutti i gatti, tutti i gatti, tutti i gatti voglio fare jazz! Alleluia! Ci ha trovato uno scritto e ogni città qualche guaio ha, a qua e là c'è serenità ma non abbavo sto
Perché non c'è sanità a Bowerton? Scusami, solo perché siamo ancora la mia tirannia e non poter. E dopo aver sofferto tanto, l'oscurità arriverà e ti fa in gola. Cane, buongiorno, cane. Ci sono passato di qui. Stupito cane. Ecco Karma. Ci verrà la scarlattina al culo, eh? Bravo, stupido cane. E tu sei un orrendo animale. Le morroidi grosse come farfalle. La puttana. Boia. Ah, l'avete avuto. Infatti. Ma infatti non aveva due entrate al miniero. Ho incontrato Leone e il cane Fippone. E a me piaceva quell'anime. Che poi tra l'altro c'ha anche un finale tristissimo. Perché in realtà è tutto un... cioè... come si dice... Giustino! Sono i tipo i padroni che si cosano il cane, in realtà non è mai esistito però. Leone. Mi pare che sono le storie che raccontava il nonno alla moglie il letto in punto di morte. Sì, era un finale tristissimo. Infatti da notare nel caso loro vivevano nel vuoto cosmico e c'erano solo praticamente loro due e gli strani personaggi che poppavano, perché era lui che se l'inventava di sana pianta con Leone, questo cane che se l'è distrutta. No dai, li odio tantissimo io i balverini, cioè è dal primo che non li sopporto, o meglio nel primo li sopportavo perché tanto bastava avere un arco e li disintegravi. Dal 2 invece sono diventate una rottura di coglioni. E andiamoci a fare balverini. Ora, balverino, tu. Cane, l'ho capito, la missione è per... Mi fa felice la moglie, sì. Se non mi ricordo male, sì. Era una cosa del genere. Sei forse in cerca della statua, maestà? Segui il balverino bianco. Chi l'avrebbe detto mai? Ma il cane sta seguendo le cose e sta facendo cose sue. Non ho capito. Cosa c'era qui dietro, cane? Santosh. Il doppiatore di Batman? O era la mia impressione? Ci rifaccio qua. Dai. Mi pare di sì. Parte, ma scusa, Batman non lo faceva coso? Moneta? Può essere. A parte, cos'è che non ha fatto Moneta? A parte questo dettaglio... ma infatti, secondo me come maestro per Merluzzo non sarebbe... effettivamente non è male Moneta. Perché ha cambiato tante volte timbro, pur facendo caso che sia lui. Però cercava sempre di dargli un'impronta differente per ogni personaggio che faceva. Mm. Poi è il solito anche che mi pare qualcosa. La SpongeBob. Perfetto, ok. O il Templare. Ti passi dal Templare. Ho perso il conto di quanti li ho spacciati. Beh, come quello di Barbossa, che è passato da fare il puffo a Barbossa. E penso Barbossa sia una delle interpretazioni più belle che abbia fatto. Che tra l'altro aveva già fatto un pirata in un'altra cosa di animazione con la voce più o meno di quello di Barbossa comunque. Il problema di Barbossa mi pare però che era la risata. Sì. Perché anche l'attore originale mi pare la fa in un modo
particolare. Non ricordo male. Infatti mi pare ci ha messo... L'attore originale mi pare ci ha messo la... come si dice... Brevettata, come si... Come... Un po' danno, credo. No, sì, mi pare ci ha fatto qualcosa sulla, sulla quella risata lì. Ehi, mostro! Preparati a fare la fine che... Oh, scusami tanto. Per un momento ti ho scambiato per un balverino. Quei maledetti cercano sempre di superare le nostre difese. Usiamo lampade un balverino d'argento per tenerli fuori. Se si avvicinano troppo, muoiono come mosche. Se una lampada si spegnesse, beh, preferisco non pensare alle conseguenze. Poco tempo fa se ne è spenta una, ma l'abbiamo riaccesa subito. Il responsabile è un tizio di nome Connor. È stato punito. Severamente. Prima di scomparire nella foresta si è voltato e ci ha urlato: vedrete! Per come la vedo io, quello ora sarà spezzatino in una ventina di stomaci diversi. A meno che non sia diventato anche un balverino. Qui è tutto a posto! Aspetta un attimo. Il pugilato è un'attività meravigliosa per i ragazzi. Per prima cosa, oltre a qualcuno da picchiare, ti serviranno un paio di guantoni. Puoi comprarli da un cellaio o rubarli dall'armadietto di qualcuno che ti sta antipatico. I guantoni hanno una duplice funzione. Mi piace quando dice cerca il ladro quando hai una scia luminosa che ti indica dove andare. Almeno questo è quello che dovrai dire a tua madre quando le chiederai di comprarteli. Penserà che sei molto maturo per la tua età. Ricordati anche di usare la parola duplice e farai un figurone. In realtà i guantoni servono per nasconderci dentro pesanti oggetti di metallo con i quali tramortire l'avversario e mandarlo al tappeto. Gli dà una bella lezione. Oh, allora, non so perché, ma qualcosa mi dice che non dovrebbe funzionare così la box. Poi posso sbagliarmi. Non seguo quello sport. Da esserne sicuro, ma sono abbastanza convinto che non funzioni. Maestà, ti stavo proprio aspettando. Hai attraversato il villaggio, vero? Un paesino delizioso. E Connor? Gente accogliente, pronta a levarsi il pane di bocca per te e a condannarti per uno stupido errore. A una sentinella capita di addormentarsi. L'esilio in questa foresta lo chiami giustizia? Ma cambiamo argomento. Sei qui per quella statua. Un oggetto davvero notevole. Ha fatto tutto quello che diceva la legge. Credo che possiamo portarci batteria dalla nostra parte. Oh. È strano come le cose cambino. Sì, è lui. È moneta. Se vuoi proprio riportarla a quella moralista di Milfields, è tutta tua. Quasi gratis. Ti chiedo solo un piccolo favore. Distruggi tutte le lampade al nitrato d'argento e il villaggio avrà la sua dose di giustizia. La scelta spetta a te. Non è tanto difficile. Perché non lo è? Perché se rifiuti, i miei fratelli ti uccideranno. Tutto il villaggio. Dai, se ci portiamo dalla nostra parte i balverini. Oh, sì, ma... No? E Marco Balzarotti. Non è moneta, ragazzi. Sicuro? Ma infatti non mi sembrava. Nel senso, non metto in dubbio, però mi ricordava tantissimo. Tania, ci sono passato anche prima di qui. Devi dirmelo prima. Ci sta, Luca. No, ha ragione. No, comunque effettivamente non mi sembra molto moneta. Ripeto, sarà che la voce di moneta l'ho sentita talmente tanto ovunque che poi per me il 90% delle voci sono di moneta, quindi vabbè. Quindi... Comunque sì, che dovrebbe essere quello di Batman, sì. Sì, no, è lui. No, ti prego, pietà! Ehi, ti avverto, smettila! O aprirò il fuoco. Devo andarmene da qui. Paura. Dai, apri il fuoco. Possiamo?
Tanto bisogna uccidere i paesani, no? Con questo. Sì, l'ho visto che si uccide di prova. Sì. Bisogna farne fuori 100. E poi anche. No! Anche con attacchi fiorenti. Possiamo dare una mano ai nostri nuovi amici. Vabbè, che si diverti. Che vuoi togliere la vendetta? Hai ragione anche tu. Vabbè, che mi stavo. Mi sembrava così appassionante che volevo dare una mano. Quindi ora bisogna ritornare. Non ho capito che bisogna bambù. Vuoi una mano, amico? Ah, ok. Ah, devi tornare. Beh, ripeto, se questo ci porta a avere dalla nostra parte Balverini contro perché l'esercito no? Che arriva, perché no? Ma che poi i Balverini, no? Tutte le volte, cosa come... In realtà poi c'è sempre comunque un capobranco che li può tenere tranquillamente, cioè... E poi di solito il capobranco è quello che riesce a riprendere sembianze umane e l'intelletto umano, quindi perché non scendere a patti? No? Infatti. Per l'appunto. Ho assaporato la mia dolce vendetta, una passione condivisa da molti dei miei carissimi ex vicini di casa. Ecco, è il motivo per cui... E poi sono di solito quelli bianchi, sono loro. Puoi tornare da noi quando vuoi. Ti accoglieremo sempre a braccia aperte. Cosa di un Balverino bianco? Che quello c'è in tutti, sì. Lo stato del Balverino bianco. Ma perché è una leggenda che ormai, sì, se vedi, è diventata praticamente ciclica in Albion. Sì. Il Balverino bianco. Come ad esempio anche nel 2 che era la tipa che si spacciava, cosa che poi era un Balverino bianco anche lei. Poi soprattutto se ora noi anche qui ce la possiamo passeggiare tranquillamente senza che Balverino ci scassi più coglioni, anche questa è una cosa estremamente positiva. Ma non penso succederà, penso che gli altri Balverini... Qui, dico qui. Ti attaccheranno comunque. Sì, ho voglia. Ma io infatti dico qua. Ma ti sarebbe stato carino che in uno dei cosi... Se ti schieri i Balverini, i Balverini non ti attaccano. Che pian piano ti fai invece di cosarti gli abitanti, eccetera, in realtà dai spazio agli hobby, e ai comunque Balverini. Ragazzi, dopo che ho giocato tutti e tre Fable, sì, quelli della Codemaster hanno preso a manate da sì. Fable, ma manate proprio. È la loro reinterpretazione di Fable. Invece di fare il buono o il cattivo, fai il cattivo o, e... più cattivo. O ancora più cattivo, sì, esatto. Sì, oddio, il primo effettivamente... No, c'era buono e cattivo sempre, perché sì. Era o ritornare a essere paladino o diventare realmente l'Overlord. Sì, infatti. È il secondo che lì è stato il colpo di genio. Che essere il distruttore o il dominatore. Perché cattivo è bello, ma dominatore è meglio, sì, com'era. Con la frase ormai che è storica di Overlord, perché ricordatevi che alla fine il male vince sempre. Sei tornato! Hai trovato il ladro! Hai certo. Recuperato la statua! Certo che sì! Lui è il re e come tale è infallibile. Se mi consegnerai la statua, maestà, proverò a ottenere una stima del suo valore. Ai tuoi ordini, sir. L'hai trovata! Oh! Teniamo per i denari! Tenere le lacrime! Chiedo scusa, maestà. Non voglio farmi vedere in queste condizioni. E ti prego, fanne buon uso. Nobili, sempre così melodrammatici. Quanto a questo gingillo, come speravo, vale più oro di quanto pesa. Il profitto sarà una gradita integrazione al tesoro. A meno che, naturalmente... Beh, ora la statua è tua. Puoi sempre scegliere di tenere per te il ricavato e di gestirlo come ritieni opportuno.
E chi potrebbe lesinarti una carabattola del genere? Non hai rischiato la vita per recuperarla? Mi assicurerò che sia venuta a un buon prezzo. Sì, ciambellano subito. A parte è ciambellano, però. Sì, lo è. Possiamo lasciare il nostro regno a lui quando moriamo? Sì, esatto. Certo, possiamo mettere la magia. 100 picchi dietro le orecchie. Oh, vediamo se ci vuole fare di bello oggi. Con il fatidico attacco ormai alle porte, è molto incoraggiante vedere il tesoro così rifornito. Ci si sente più sicuri. Pensa che ho addirittura iniziato a dormire ricoprendomi d'oro. Venendo alla priorità dell'ordine del giorno, ti sarà giunta voce della disastrosa situazione in cui versa l'economia del regno. Le politiche di Logan tenevano le nostre città sull'orlo della bancarotta e il panico causato dall'incalzare dell'oscurità ha solo esacerbato la situazione. Temo che l'unico modo per frenare l'avanzare della crisi sia dare sollievo alle istituzioni finanziarie di Bowerstone. Il popolo spera in te per salvarsi dal disastro economico, ma ricorda che così facendo potresti condannarli a un destino ancor più cupo e sanguinoso. Che cosa vogliamo fare, maestà? Una scelta di grande astuzia e ragionevolezza. E niente, li voglio bene. La finanziaria potrebbe portare a l'altro popolo, ma l'oscurità. Tipo che ammazzano il primo Assassin's Creed con Ezio. Procediamo con l'agenda del giorno. Non era cosa? Quello che se la passava con la sorella? Kaylin, rappresentante del popolo auroriano, ha fatto richiesta di udienza. La corte ti attende nella sala del trono. Duccio. Ma non mi ricordo come si chiamasse di cognome. Magari si chiamava Duccio. No, lo chiamasse più Duccio. No, ti spiega anche che famiglia è. Però mi viene in mente. Ovviamente magia ora. Ok. Ecco, che poi la porta di prima, cazzo, potevano mettere semplicemente devi portare una cosa al massimo. Beh, anche qui effettivamente ci manca l'ultimo screen. Dai, mettiamola così, siamo riusciti comunque a fare un botto di roba. Cioè, ma poi se vedi non è ancora finita, perché penso dopo finita... La cosa verrà alle due statue che ti apre la porta qui dentro. Ah, siamo a 4 milioni. Dai. Cioè, secondo il gioco dovresti passare attraverso il muro. Scusami, curiosità. Ora, se noi vogliamo metterci i soldi dentro. Se riesci devi fare tesoreria. X. Sì. No. X. Ora, ad esempio, se io ci volessi mettere, non lo so, 50.000. Beh. No. Ah, sì, ok. No, non me l'ha messo. Ci sono 4 milioni e 5. È 5 milioni adesso che 26 saldo lì. Però non me l'aveva dato, riguarda. Ora ti chiedo di aggiornare. Buonasera, Kai. Come la Kai? Sì, siamo praticamente alle sgoccioli. Avanti, si era detto anche ieri. Se non si finisce, cioè, stasera domani. Domani è finito. Ci possono far finta di nulla. Sua maestà, il re di Albion. Ah, cosa volete ora? Già fatto, già fatto quello. Dovrei decidere quanta posizione vuoi dare ad Aurora. Kaylin farà la sua proposta. River si opporrà alla sua causa. Vediamo un po'. Hai la parola. Maestà, come sai, la minaccia che viene dai deserti che circondano la mia città non è diminuita. L'oscurità potrebbe calare su di noi in qualsiasi momento.
Aurora è parte del regno adesso. E stavo facendo due conti, che se effettivamente fai il... Poi vuoi fare il regnante buono, devi arrivare in fondo, comunque devi averci avuto una rendita bella grossa per tenere le... Vabbè, in realtà... Se già con i cosi per il resto... La sopravvivenza dei tuoi sudditi. Va. Un avamposto nel deserto? Mai sentito niente di più stupido. E poi, che facciamo? Costruiamo taverne sotto il mare? Seminiamo in cima alle montagne? È un'idea del tutto avventata. Per quale assurda ragione i nostri soldi e spendete sotto il sole in un paese lontano invece di difendere gli abitanti di questa cittade? Vale davvero la pena rischiare la vita di tutte le persone che vivono attorno a queste mura per un semplice sistema di allarme? Certo che no! Lasciamo fondi e soldati al loro posto, cioè esattamente qui. L'oscurità è una grande minaccia per tutti noi. Ma Aurora ha già sofferto fin troppo, maestà. Sì. La decisione finale, comunque, è nelle tue mani. Hai ragione, William. Hai toccato il mio cuoricino, quindi Aurora, cazzi tuoi. Un avamposto sarebbe uno spreco di risorse. Aurora è abbastanza sicura. La sentenza del re è definitiva. La presenza militare nelle strade di Aurora è considerata sufficiente per la protezione dei cittadini. Mi conforta moltissimo vedere che la ragione infine prevale. Complimenti. Poi se vi massacrano, cazzi vostri. Ma veramente noi siamo a posto. Stiamo mettendo i soldi da parte apposta per quello. Tua vita. Ora tu ci condanni a morte. È forse questa la tua idea di equità? Sì! Io non ve l'ho mai chiesto, ragazzi, avete fatto tutto da voi. Io non vi ho obbligato in nessun modo a darmi una mano. Anzi, siete voi che mi avete coinvolto nella rivoluzione, avete fatto tutto da soli. Sì, infatti, cioè, anche Wallace mi si chiama, Walters, mi dice qualcosa. Oggi mi hai fatto tutto te. Vorrei decidere il fatto di Miss Peak, la patria degli stanziali. Ok, sentiamo. Sabine parlerà per la sua gente e la loro terra. E chi? River. Contesterà la sua causa. Hai la parola. Se no, siamo peggio, Cray. Sono qui solo per avere ciò che hai promesso. Siamo molto peggio di nostro gente. Ti sei impegnato a risanare le nostre montagne e a ripristinare il nostro diritto di viverci. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Loro in realtà sono mi preoccupano un po' di lì di no. Sono un po' aggressivi. Devi tener fede al patto. Rispetta certo, l'accordo. Ripara il danno che tuo fratello ha recato alla nostra terra. Maestà, mi sembra al contempo una spesa del tutto inutile e una richiesta sfacciata. Che valore possono avere pochi alberi patiti in mezzo alle rocce e sotto la neve? Non è questo il momento di cullarsi in sogni idilliaci. Quelle foreste costituiscono una risorsa e noi abbiamo un enorme bisogno di risorse. La mia proposta è di sviluppare il piano di tuo fratello e cogliere ciò che la natura generosamente ci offre. Di solo una parola e io trasformerò le inutili lande desolate di Miss Peak in beni che possano rivelarsi utili per la difesa di Albion. Non sono ancora così vecchio e debole da non riuscire a tirarti il collo con le mie mani, River. Ah, la raffinata replica della genuina capra di montagna. Hai fatto una promessa a Sabine, ma sta a te decidere se vuoi onorarla oppure no. No. Le foreste di Miss Peak sono troppo preziose per essere sprecate. Saranno una risorsa importante. Miss Peak e le sue foreste saranno disboscate per permettere la difesa del reame. Questa cosa è fantastica. Mi sento comunque sempre più merda, Sì, sì, mi sento sporco. Ragazzi, è tutto questo. È colpa vostra. È inutile che fate quelle facce lì. Tutte queste cose qui è colpa vostra. Le foreste di Miss Peak costituiscono il tesoro più prezioso del nostro paese e ora, grazie alle industrie River, ne santo cielo, avere tutti i benefici. Navi, armi e mobilio sono solo un piccolo assaggio delle numerose meraviglie a vostra disposizione. Ricordate, esatto, che la natura desidera. Ora perdete il regno. No, Cry, in realtà è esatto contrario. Noi bisogna arrivare a 6 milioni e mezzo e ci siamo quasi facendo tutto questo. Felice anniversario, maestà. Un anno da re di Albion. Sono già finiti
il negozio del santuario è già finito di tempo? Sì. Come vola il tempo, eh? Per celebrare questo grande giorno ho preparato alcuni fantastici eventi. Prima di tutto rimarrai immobile svariate ore mentre un artista locale dipinge il tuo ritratto. Dopodiché sceglierai 47 varietà di fiori che saranno gettati ai tuoi piedi durante la parata per la città. Oh, e naturalmente dovrai firmare migliaia di autografi. Niente di posta. Ah, cioè, siamo scappati così. Ma vostra moglie sta lì, è stata da qualche parte con la nostra figlia Sweet. Questi in realtà non direi che sono più alleati. L'ora è giunta. È giunta l'ora di affrontare le tenebre, ma lo farai nella tua vera forma. Nell'anno passato hai preso decisioni che rivelano la tua natura e hanno condizionato la vita dei tuoi sudditi. Per molti sei un tiranno, ma hai fatto il necessario per salvare la tua gente. Ma tu sei più di un re, tu sei un vero eroe. Sei il campione di Albion, il suo paladino. La battaglia che incombe è il motivo per cui hai dovuto scalzare Logan. Solo tu puoi sconfiggere la creatura che abita le ombre. In caso contrario, i tuoi sforzi saranno stati vani. Ora vai. Devi adempiere il tuo destino. Beh. Sono diventati Illidan. Ah, niente, però. Già finito. Dai. È Illidan, infatti. Giorni restanti al TAC 1. Io ci metto i soldi. Sì. Chi, se me lo fa fare. Super. È arrivata. No. L'oscurità ha raggiunto Bowerstone. I rapporti indicano che le nostre difese sono riuscite a respingere il grosso del primo attacco. Ma se non ci sbrighiamo, neppure tutte le armate che abbiamo addestrato basteranno. Dobbiamo uscire subito per strada, ora. Oggi lottiamo per Albion. Per Albion. Ma quindi direi che ti inculi. No, no, gioco. Come ti pare, eh? Cioè, me lo potevi dire prima. Ogni mio proiettile c'è scritto il tuo con la vita. Gran bel colpo, non si rialzerà più. Ah, ok. Che è successo? Colpo! Sono molto sorpreso, tutti ancora in piedi. E qui? Sì, non c'è. È la figa! Ma non sta mai un po' zitto? Ah, sarebbe bello se tutti potessero lanciare incantesimi così. Io posso, quindi lo faccio. Qui le sto prendendo di santa ragione. Il portatore di luce sono qui. Ma quest'ora è il regno dell'assenza di luce. Questo è il regno della morte. Non ne posso più. Qualsiasi cosa ci fosse dentro è fritta. La morte batte le ali. Perché noi non abbiamo armature come quelle? Perché noi facciamo schifo? Paige! Questa non è reale! Oh, ma sei un genio allora! Il bambino rimane piccolo. No, è una ragazzina, è Sweet. La futura regina di Albion, la futura tiranna di Albion. Perché sì, Albion ormai. Mi sono sempre accorto di una cosa.
Questo sarebbe contenta mamma. Che almeno nei videogiochi ogni volta che facciamo un bambino è sempre una femmina. Non ascoltate quella cosa. Che soprattutto dobbiamo dire che effettivamente Albion ha una certa, almeno nella nostra Albion, una discreta, come si dice, eredità di eroi tirannici. Cioè, mi hanno mandato un po' tutta a puttane. Mi ha fatto una foto particolare. Ma lo sta attaccando. Lasciati stare! Dita morte sussurra. Dita morte artigliano. Milioni di occhi. Deve essere per forza così buio. Sì. Hai fatto cose talmente orrende. Che ti ha conosciuto si rallegherà. Doveva impressionarmi. Ma penso quelli autoritari, ma sempre volti al bene. Sì, dipende sempre da che punto di vista lo vedi. Alla fine abbiamo vinto noi, quindi in realtà per il futuro saremo un grande sovrano lo stesso. Che ha dovuto fare dei sacrifici pur di sopravvivere per vivere il proprio regno. Alla fine potranno dire quello che pare, sono un tiranno, ma io ho difeso il regno. Non è che sono stato nel mio castello a grattarmi le palle, no? Sei un grandissimo spaccone. Con due cecchini come noi forse c'è una possibilità. Ah, sarebbe bello se tutti potessero lanciare incantesimi così. Ho bloccato cose più strane di te. Questo si è sentito, eh? Forza! Non possono avere la meglio! Gran bel colpo! Non si rialzerà più. Abbiamo fatto? Impressionante! Guardaci volare nel tuo cuore. Basta che mi volate nel culo. Siete immortali, no, se era meglio. Ma il colpo! Che sia dannato, come facciamo a fermarli? Sono troppi! Verrete privati della vita! Sarebbe bello se tutti potessero lanciare i cattesimi beati tu! Gran bel colpo! Non si rialzerà più! Lo vediamolo, è sparito il sole, eh? Un ottimo lavoro! Niente, il doppiatore di Jack è sempre fantastico. Dobbiamo restare insieme. Rilassati. Petali che cadono. Siete i fiori che i piccoli coglieranno e getteranno in acque stagnanti. Sono dei duri, ma non sono certo a prova di spada. L'ho notato. Vediamo cosa sta facendo. Così stai pensando alle persone che ami ora? No, no. Sto pensando che mi sei venuto a rompere il cazzo mentre me la stavo sciallando sul mio trono. Ecco cosa sto pensando. Ci stiamo avvicinando a quella cosa. Dove ti nascondi? Mostrati! La pecora smarrita si riunisce al gregge. Nessuno abbandona mai l'oscurità. No! Walter!
cosa abbiamo permesso? Siamo tutti ombre ora. Veramente se solo te che sei spastico, non riesco a passare. Siamo lo sciame. In caso un bel incantesimo è quello che ci vuole. E noi siamo legione. Tuzeg! Avvolgeranno tutto il mondo. Segnati, pupazzi rotti e contaminati. Nostra. Cosa è diventata Alice in Madness? Tu ci hai costretto. È colpa tua. Le tenebre avvolgeranno tutto il mondo. Hai perso il tuo fedele alleato. Io voglio solo il tuo bene. Se ne parla. Il mio fedele alleato è solo il nostro tesoriere. Tu c'è un bella. Ora appartiene tutto ciò che ami diventerà un'ombra. Nostro. Tutto ciò che vedi diventerà morte. Io le ho già uccisi tanti dei tuoi. Ah. Bravo. Quindi? Io ho appena sconfitto te. Mi dispiace. Hai portato via l'oscurità. È stata dentro di me per tutto questo tempo. Ma c'è luce ora. Vedo il cielo. E la luce. Non credo di poter lottare ancora. È finita, Walter. Li abbiamo sconfitti insieme. Ti ricordi le storie che ti raccontavo quando eri bambino? C'era una volta una grande regina. La più grande e possente eroina. Ricordi cosa dicevi? Insegnami ad essere un eroe. Mi hai reso orgoglioso di te, ragazzo. Lo hai sempre fatto. Vabbè. Beh, alla fine ha salvato il coso da una minaccia impossibile. Sì, ma infatti la gente potrà chiamarci tiranno quanto ti pare. Però siamo scesi noi in campo a spaccare il culo. Ripeto, non è che siamo come i tiranni che ci nascondiamo dietro un esercito. Per Albion! For Eldan! For the Grey Warden! Ah, ma è finito così? Era quella l'oscurità? Penso che al vecchio Walter sarebbe piaciuto stare qui. Ha sempre gradito sembrare tutto d'un pezzo. Immagino che avrebbe detto se fosse qui ora. Ben, zitto. Esatto. Beh, re, vecchio mio, mio sovrano, amico, ce l'hai fatta. Hai salvato il regno e per me è giunta l'ora di dirti addio. Oh, non sono tagliato per fare il generale. Potrei cominciare a viaggiare di nuovo, oppure vedere se Paige ha bisogno di aiuto con la fabbrica. Ma prima di partire, congediamo il nostro amico con stile, ti va? Ecco, Walter, è per te. Il mondo ha rischiato di diventare così, privo di colore, privo di vita. Se non è così, è solo grazie a te. E ti sei comportato da leader forte. Non tutti capiscono che qualche volta bisogna fare dei sacrifici. È questo che ci chiede il destino. Hai avuto coraggio a ignorare la promessa fatta a Sabine, ma sono queste decisioni che fanno vincere o perdere una guerra. Hai voltato le spalle a Paige, ma non è che un idealista. Un sovrano bada ai fatti. Salvare un'intera civiltà non vale forse più del benessere dei suoi cittadini? Come tuo fratello hai capito da subito che Aurora era condannata. Salvare Albion è sempre stato... Ma così sembriamo di essere buoni. Se tu non avessi avuto la forza di fare quelle scelte, ora non saremmo qui. Forse ci incontreremo di nuovo, mio re. Non mi dirai cosa c'è. Ma guardavamo anche noi. Il futuro si rivelerà quando sarà pronto a farlo. Perché poi, scusami, i soldi all'era che cazzo si dì? Ora si va di Fable 4. Ah, infatti. E... Luca,
Lo guardavamo anche noi, Ghost Whistler. Quello di Melinda. Grazie alla tua guida incisiva, il regno è salvo. Hai subito perdite, ma nessuno si aspettava che fossero così contenute. Il popolo ti onora, sei il suo campione. Beh, abbiamo una missione. Minatori cerca, sì. Ritorna alle miniere di sale. Ah, ora non c'abbiamo più la stanza. Tutta questa roba? Turno? E... andiamo a vedere qui. Quanta... Vuoi fare acquisti nel negozio di un famoso? Poi anche questo, in realtà non ci dovrebbe più essere Aurora. Maestà, sono certa che tu possa farcela. C'è un saggio che vive nel deserto. Sa predire il futuro. Sembra quasi un eremita. Che cazzo senso hanno queste? Il profeta eremita. Insomma, quell'uomo ha un dono. Può prevedere il futuro, sì, e parla coi morti. Non so a che cazzo possa servire. Prendi questo cervello nel barattolo, ad esempio. È morto, ma lui potrebbe parlarci e trasmettergli la sua saggezza. Vabbè. Lo porterei io, ma il deserto è diventato così pericoloso che non sopravviverei. Ma tu, maestà, tu sei un eroe. Potresti attraversarlo tranquillamente, senza problema alcuno. Prenderesti il cervello per noi? Se ci riuscissi, conquisteresti la fiducia dei seguaci del profeta, e ce ne sono moltissimi. Inoltre ti comunicherà le sue predizioni. Welcome. Secondo me conosci... Buonasera! ...è una cosa importante per un sovrano. Pierpalle Scrotini! Faccio scorta molto spesso, quindi se stai cercando qualcosa... Ottimo! Sì, grazie, brava, mille, ciao, maestra. Oddio. Le sue predizioni ti saranno molto utili, ne sono certa. Mamma mia, finale di merda. Sì. Cioè, aspetta, abbiamo fatto le cose più cresciose possibile e poi il popolo c'ha... No, allora, che tu risulti il campione va bene, perché poi alla fine... No, ma soprattutto tutto questo che senso ha adesso? Sì, esatto. No, ma a parte quello, ma più che altro quello che ti dicevo io... È seppellito da qualche parte. Sì, quella è un'altra missione. È stato sotterrato tra le sabbie cocenti. Più che altro il discorso mio è ovvio che il popolo ti veda come un campione, perché... Ok, hai fatto le cose più bastarde che potevano farle. L'altro. Dicevo, tutte le bastardate che vuoi. Però effettivamente io l'ho fatto per distruggere l'oscurità. E l'oscurità è stata distrutta. Quindi... Sono state perdite, certo, ma meno di quanto... Cioè, di meno della totalità di quanto si aspettasse. Anzi, è stata molto meno di quanto si era preventivato. Quindi fa, ok, sì... È stato stronzo. Ah, devo combatterle per forza. Sì, è stato stronzo, indubbiamente. Però se ne sono salvati tantissimi. Poteva gestirla meglio, poteva essere più buono, indubbiamente. Però ha fatto quello che doveva fare, quindi è un campione, è un eroe. Però porca troia, a parte il fatto che mi fai passare alla fine comunque come quello buono, indipendentemente. Ma poi più che altro, cioè, il boss finale è una parata. Cioè, il boss finale, a parte che... Non sapeva neanche... Io infatti mi aspettavo, ok, esce da lui e poi andiamo a picchiare realmente lui nel tempio. No, ma in realtà lui arriva lì, si impossessa del tuo amigone con baffi e te lo mini. E ti fai... Ah. Ok. Sì, ma infatti, ragazzi, si fa giusto per vedere come sono... No, facciamo per arrivare alle 10. Cioè, oggi è finito. Anzi, facciamo così. Basta. Hai compiuto qualcosa? Non ho assolutamente voglia. Casomai gli ultimi 15 minuti parliamo del gioco. E niente, con oggi si conclude la trilogia. In questo caso è ancora una trilogia. La trilogia di Fable e...
Niente, il terzo mi ha... Alti e... Allora, è alti e bassi, nel senso, il problema è che Fable, in tutti e tre i titoli, è un costante alti e bassi. Alti e bassi, perché tipo Fable 1 ha una buona gestione comunque delle missioni secondarie, ha degli ottimi guizzi fristi da un punto di vista estetico, il fatto appunto che modificassi il tuo aspetto a seconda delle tue decisioni, se buono o cattivo, secondo quale caratteristica potenzi rispetto all'altra. Cioè, questa è una figata considerando il contesto. Dall'altra, un combat system legnoso. Che poi il buono e cattivo si vedeva, ma pochissimo. Nel primo c'era il problema della gestione dei soldi, che non riuscivi mai a farle. Anche la stronzata delle scommesse nelle missioni per prendere gemme più soldi, non serviva a niente. Poi è venuto il 2. Il 2 cosa ha fatto? È andato a mettere una pezza alcune cose nel primo, ovvero effettivamente nel 2 alcune scelte che facevi in determinati momenti, buono o cattivo, effettivamente cambiavano il mondo di gioco, cambiavano anche gli atteggiamenti oltre il cioè, che avevano su te la gente, ma soprattutto hanno sistemato la parte economica. E comunque era rimasto quel fattore principale che caratterizzava i Fable, ovvero a seconda di che scelta facevi sia di potenziamento, ovvero melee, distanza o magia, o bene o male, cambiava letteralmente l'aspetto esteriore del personaggio. Sì, secondo me sì. Sì, aspetto esteriore del personaggio, quindi comunque era sempre su quello stile fantasy un po' più moderno e dei passi in avanti generali. L'unica cosa che non mi piace è che il secondo non prendeva minimamente in considerazione cosa poteva aver scelto nel primo il personaggio. Esempio, Teresa. Teresa è quel Deus Ex che hanno introdotto nel secondo come se il primo non fosse mai esistito. Sì, esatto. No, ma allora, a parte rispetto a quello che sì, effettivamente un minimo, però... Quello, Perché ragazzi, parliamoci bene, se l'avete giocato in tutte e tre, sì, c'è degli leggerissimi rimandi, addirittura alcune volte sono degli easter egg del primo, ma parliamoci chiaro, Fable 2 non è altro che Fable 1 remake, reboot. E se voi levate l'1, potete giocare benissimo il 2 e il 3. Sì, esatto. Allora, il 2 ha comunque, dal punto di vista di gameplay e struttura, ha fatto dei passi avanti, ma il combat system è sempre una merda. È sempre rimasto nel mio. La magia è sempre sbagliata. Esatto. E comunque la storia, quello buono o cattivo, è sempre rimasta abbastanza... banale. Sì, e ok, blana, non è, cioè, ragazzi, non è impantante quanto in un Black and White Overlord, per dire, vabbè, ma non è che devi pretendere, no, porca troia, anche Overlord è fatto comunque con tine o addirittura di canzonatore, però comunque è scritto già molto più fluido, ad esempio, molto meglio, cioè da colpi di scena alla fine. Sì. Fable è proprio scritto nella maniera più blanda. Sembra che sia una scrittura fatta, come si dice, in modo professionale per stare semplicemente sopra il gameplay. È un po' come la narrazione dei primi Zelda. Cioè, ovvero, la narrazione era fatta apposta per farti vedere il gameplay, più che averci una narrazione vera e propria. Poi è venuto Enough Time che hanno cercato di fare qualcosa di più. Infatti basta vedere anche coso Link's quello che hanno fatto il remake Link's Awakening o se no Link's Awakening, World. No, Link's Awakening che è un remake di uno di quelli vecchi, infatti vedi come la narrativa è funzionale al gameplay e non il contrario, e Fable fa la stessa cosa con l'unico problema che però Fable viene 5-6 anni dopo. Quando ormai escono giochi che, voglio dire, ormai della trama ne fanno da padrone. E mi fa un sì, po' di gameplay. Allora, sul combat system non hanno mai, ripeto, mai fatto niente. Poi è arrivato il terzo. Il terzo ha avuto delle idee molto, molto carine. Ovvero, le armi mi sono piaciute tantissimo. Sì. Il sistema nuovo delle... open map, chiamiamolo così, cioè mappe un po' più grosse a zone, sì. Mi sono piaciute, sono bilanciate nel modo giusto, è divertente esplorare nel modo giusto. L'idea delle secondarie mi piacciono, che vengono pian piano, ma sono anche facili da trovare con tanto di menu veloce
tutto. Sì, è più funzionale. È più funzionale in tante cose, ma uno. La gestione del personaggio è una merda. La gestione del personaggio è un cazzo, è una cagata. Ossia, Scrigno sì, è orribile. Sì. Potevano inventarci una cosa di... Esatto. Ma anche solo visivamente. Cioè... Cioè, hai completamente tolto il potere dell'eroe. Sì, esatto, cioè... Ripeto, ragazzi, è per quello che vi dico che Fable 2 è un remake, perché Fable 2 è esattamente Fable 1. Cioè, o meglio, Fable 2 hanno fatto quello che non hanno potuto mettere in Fable 1. Sì. L'hanno rimesso nel 2, infatti riparte di lì. Come altra cosa, è una regina. Ma è perché io nel salvataggio di prima ero una donna... O è perché sono sicuro che se io faccio cosa sarà comunque la regina il... Sì, perché non me lo chiedi. Cioè, allora, ripeto, Fable 3 ha tenuto il... Cioè, ripeto, è un tipico Fable, dove c'ha quei guizzi pizzi per come migliorie, quindi come dal punto di vista visivo, di ambientazione, di alcune meccaniche legate al gameplay. Poi dopo però ha dei... picchi allucinanti che sono un combat system che è rimasto legnoso identico al primo, cioè non è cambiato d'un cazzo. La scrittura che qui diventa ancora più banale, perché hanno voluto dare il discorso quello del coso rivoluzionario e della catastrofe imminente. E la cosa terrificante è che la parte Fable, che la parte Fable parte in fondo al gioco. No, ma a parte anche quello è terrificante, ma però non parla di quello. Poi ci sono, perché te fai la corsa per la che fai, non lo senti. Cioè, il problema è che non lo senti. Volevano dividere il gioco in due atti, ovvero la pre-rivoluzione e post-rivoluzione. Solo che hanno dato una scrittura enorme al pre-rivoluzione, quindi il fatto di prenderti gli alleati, mettere sull'esercito, vedere il mondo di gioco, fare la rivoluzione, che poi dopo semplicemente si sono accorti che gli mancavano i fondi per fare la seconda parte, e la seconda parte l'hanno letteralmente abbattuta con l'accetta. Sì, cioè, raga, che poi tra le altre cose, una cosa che mi ha fatto girare veramente le palle, cioè, non hanno neanche conteggiato che uno potesse pensare che se io faccio la parte cattiva, ovvero mi prendo più soldi possibile dal regno, io riempo sì. la barra per arrivare al massimo. No, non ci arrivi, perché ci sarà messo noi soldi, perché sennò ne mancavano ancora un botto facendo tutte le scelte cattive. Sì, ma che poi anche lì mi viene da chiedere. Ma dimmelo prima! No, ma più che altro, a parte il fatto che almeno dammi un avviso, ma guarda, questa sarà l'ultima cosa. Esatto. Prima dell'arrivo del... Forse una cosa più graduale. Ci hanno messo i giorni, ma casomai dammi l'ultimo pezzo fa. Guarda, questo è l'ultimo giorno. Dammi un imprint, nel senso, vuoi andare avanti o vuoi finire qualche... Sì, tra l'altro l'ha sempre fatto. No, solito infatti, e fa, se hai delle cose da poter tenere... Infatti mi fa ridere. Mi fa ridere per vedere come la seconda parte è proprio tirata con la strombola. E questo discorso te lo fa prima dell'inizio della rivoluzione. Fa, guarda, stiamo per iniziare la rivoluzione. Se hai qualcosa in sospeso, fallo adesso, perché poi inizierà l'attacco al castello. Sì, che infatti dopo, che poi invece devono fare un dopo la rivoluzione. Più poi, che altro, altra cosa. Siamo il re. Giusto, siamo diventati il re. Ora lasciate perdere che è un GDR, ma siamo diventati il re. Abbiamo salvato il regno dall'oscurità e tu a fine gioco mi metti una marea, ripeto, una marea di quest secondarie che danno 5 emblemi Gilda, vorrei ricordare, che anche questa è un'altra cosa che hanno sbagliatissimo. Sì. E a che cazzo mi serve adesso? Secondo voi, con quale logica io continuo a giocare? Sì, perché mai... Perché ho finito, non me ne frega più un cazzo. Cioè, Massimo, avete visto noi, Massimo, andando a diritto e tutto, ci mancava solo da potenziare l'arma melee. Con che quale... non quasi. Poi, la vogliamo smettere, vi prego, sviluppatori, già anche da Fable avevate già iniziato. Nei GDR single player non serve un cazzo l'endgame. Perché ho finito. Quando io ho finito la storia, è finito il gioco. A meno che non ci sia un qualcosa endgame che continua in realtà la storia per farti vedere il vero finale. Tipo Dragon Quest 11, che tu finisci il gioco, ma non è finito il gioco. Sì, esatto. Cioè, il gioco finisce dopo la fine del gioco. C'è tre
tre volte che ti dice sì. L'hai finito o meglio bello di Dragon Quest 11, tappatevi le orecchie perché potrebbe essere uno spoiler, quindi se non l'avete giocato tappatevi le orecchie tra 3, 2, 1. In realtà ha più finali, perché Dragon Quest 11 ha più finali perché sono i finali di ogni linea temporale. Perché Dragon Quest 11, per chi non l'ha giocato, in realtà si dovrebbe chiamare Dragon Quest 0. Sì. Ovvero quello che viene prima di tutti i Dragon Quest. Comunque, allora, questo spoiler, finito un momento il spoiler, dicevo, tirando le somme, Fable è una buona saga che capisco perché comunque è rimasta nel cuore di molti giocatori. Perché comunque ha quei guizzi frizzi che ti rimangono. Poi diciamoci, soprattutto grazie al 2, molti si sono affezionati al proprio personaggio. Ad esempio il 2 è riuscito a fare una cosa che nel 3 non c'è riuscita. Io mi ero affezionato al mio personaggio nel secondo. Sì. Ah, oddio, a me da quel punto di vista anche il 3 non mi è dispiaciuto. Sì, però, allora, il 3 è molto più bello dalla parte degli NPC. Gli NPC sono molto, molto più fighi. Il secondo ti rimane più in testa, appunto perché quello più bello è il tuo di personaggio, che è strano, perché in Fable 1 lo odiavo tantissimo e odiavo tutti quelli intorno. Cioè di Fable 1 non so come abbia fatto a fare un minimo di successo, perché io vi giuro, anche se l'avessi giocato all'epoca non avrei mai giocato un secondo. Erano tutti odiosi. No, ma ripeto, ci sono degli capisco perché cosa, perché comunque ha degli ottime intuizioni. Cioè, il problema è che è stato letteralmente affossato con delle criticità che si è portato dietro dal primo, e capisco perché molti vedendo il terzo abbiano lievemente storto il naso, proprio perché è un finale fatto con l'accetta che indipendentemente che tu scelga una parte piuttosto che l'altra, comunque se vi si è fatto vedere, si è scelta la parte maligna, ma alla fine sembri comunque essere il buono della situazione, quindi a sto punto facevo il buono dall'inizio. Se mi devi trattare come l'eroe, buono il campione, tanto male facevo il buono. Dimmi che sono un tiranno, un despota, che la gente è viva, ma comunque nel mio terrore. Cioè, se no non ha un cazzo di senso. Poi, tra l'altro, una cosa che odio profondamente è che, ora, già dopo Rivoluzione, fino a quando arriva il coso, magari che qualcuno ti chieda, cioè, le missioni secondarie sono ancora pensate bene, perché effettivamente è tipo la tipa che ti dice di andare a prendere la statuina, cioè ti tratta come il re, cioè te lo chiede perché banalmente lei l'aveva chiesto alle guardie, ma le guardie sono incompetenti, quindi fa, l'unico a cui posso chiedere è il re, che è l'unico eroe di Albion, quindi, e tra l'altro lo serve per la tua causa, quindi te lo mette in modo che effettivamente quella questa secondaria ha un senso, come quello della gemma. Il tizio della foto, guarda, c'è questo diamante, puoi andarla a prendere. Come no? Ultimamente, tornato che se fai una trilogia, voglio un continuo e rimandi e inizio. No, allora, i rimandi. No, allora, Cry. A parte che Mass Effect. Allora, Mass Effect è una cosa particolare, ma a parte il fatto che potrei smontarti Mass Effect in 2 secondi. Ovvero, il 2 è una parola. Loro non avevano minimamente in testa la trilogia. E sai da cosa te lo dico? Dall'inizio del 2. L'inizio del 2 è fatta apposta perché non sapevano come cazzo iniziarlo per iniziare una trilogia. Quindi facciamo? Cosa facciamo? La cosa più stupida possibile. La stessa cosa di God of War 2. Esatto. God of War non era nato come trilogia, ma siccome hanno fatto soldi hanno dovuto fare un 2. Hanno dovuto inventarsi un modo per poter fare un 2 e un 3. Quindi qual è il miglior modo? Facciamolo pure. Dai, è così. Loro non hanno minimamente pensato una trilogia. Ma è giusto così, nel senso, lì però capire però il sono, genio, però struttura che però, però sono stati bravi perché fa, ok, ci è andata bene, vogliamo farci una trilogia, però sono stati così intelligenti da prendere comunque in considerazione le scelte che avevano dato di possibilità al giocatore nel primo. Quindi sì, facciamo, ok, a seconda di tutto quello che hanno fatto nel primo e tutte le scelte che gli abbiamo dato, noi bisogna mettergli quelle scelte che si ripercuotono nel secondo. Anche se, Cry, di Mass Effect, lo sai, io sono uno tra i primi difensori di Mass Effect. Cry, ma quello perché dopo che hanno avuto successo? Allora, per il discorso dell'unione, quello lì delle continuity,
Io ti parlo solo della tipa del primo, che è bipolare in una maniera allucinante, perché nella prima ci fai la romance, nel secondo, perché siccome non sta nel tuo equipaggio, ti odia, passa da lavarti sopra ogni cosa all'odiarti profondamente. E nel terzo ritorna, siccome ritorna alla torre, allora improvvisamente ritorna a volerti bene così. Cioè, è di un bipolare senza... Cioè, nemmeno ti dà il beneficio del dubbio che tu possa effettivamente almeno avere ragione. No, no, hai sbagliato. A prescindere. Il fatto che anche nel primo sei andato contro tutti e tutti e avevi ragione. Sì, sì, allora, Cry, ma quello, raga... Sì, ma è bipolarismo... Allora, io parlo di lei perché lui non l'ho mai salvato. Lei è bipolare, cioè se lui dice le stesse cose è bipolare anche lui, ma non ne sono, non lo so. Lei è sicuramente bipolare, lei è scritta malissimo. Cioè, che poi tra le altre cose non è che ci voglia un granché, te l'hanno mostrato anche con Dragon Age. Per quanto il 2 e l'Inquisition siano blocchi a sé, comunque ci sono, comunque... Molte cose che succedono in Dragon Age hanno delle ripercussioni, sono in quel modo, allora, perché a seconda di quello che hai fatto... Bioware è tipo di quello che ti pare, ma sono... No, fatto che riescano a fare una buona continuità. No, ma ripeto, ma su quello infatti non ho mai detto niente su quello di Mass Effect, perché comunque li stimo. Dragon Age molto ben, Origin, perché il 2 e l'Inquisition non esistono. Sono stati molto bravi perché hanno fatto ok, facciamo un seguito, e hanno voluto sperimentare realmente una cosa che sono stati i primi effettivamente, no, meglio, non è vero, tra virgolette, perché già Baldur's Gate qualcosa faceva, ma non così impattante, perché riprendeva sì il personaggio del primo, ma riprendeva solo il personaggio del primo, non le scelte fatte, ti ricaricavi solo il tuo personaggio. Però infatti hanno portato a un livello successivo quello. Allora, l'ultimo Mass Effect ha solo il problema di una scrittura di narrazione effettiva. No, l'avevo già letto. Luca, l'avevo letto. Al di sotto delle... L'unica cosa positiva che ha il 3, che sono andati dal punto di vista di gameplay dove dovevano farlo già nel primo, ovvero più action. Perché effettivamente Mass Effect è un TPS. Io credo che lui stia dicendo l'Andromeda. Andromeda ha il problema di non avere una storia troppo blanda per il contesto in cui ha. È un cattivo che fa veramente schifo. No, Mass Effect Andromeda non ha un cattivo. Sì, ha un... c'è uno che è lì che... Mass Effect Andromeda, ragazzi, l'unico problema che ha enorme Mass Effect Andromeda, che è un cazzo gigantesco di prologo, perché dal punto di vista di gameplay caga in testa tutta la trilogia. Sì. Dal punto di vista degli NPC, degli intrecci che ci fai e di coerenza e di trasformazione di loro, è quasi al pari di Mass Effect 2. In alcuni casi anche lo supera. Il protagonista va a gusto, ragazzi. O vi piace più Shepard, o vi piace più... come cacchio si chiama? Vabbè. Shepard ormai mi è rimasto in testa perché... no, il problema è la... Andromeda, personalmente, la gente gli ha cacato in testa, ma è un gioco... È comunque sicuramente molto meglio di Mass Effect 3 da un punto di vista di scrittura. Sì. E sicuramente dal punto di vista di gameplay è migliore di tutta la saga. Cioè, ragazzi, Mass Effect 3, prima che mettessero il finale extra, sembrava che... E perché il finale è nel tuo cuore. Ma che bandacca, tirando le somme che stiamo andando a divagare. Sì, esatto. Ah, Fable 3. Anzi, no. Allora, Fable 3, direi... Ragazzi, un voto non ve lo do perché è un gioco vecchio, ragazzi. Allora, non possiamo dare Fable 3, direi una conclusione amara per una trilogia. Sì, decisamente. Sì. Capisco il perché poi a un certo punto Microsoft gli abbia fatto ragazzi, non mi siete letteralmente... aspetta, ora facciamo, non lo diamo al 3, ma lo diamo alla trilogia. Secondo me, no, più che altro, cioè, Microsoft la guarda, avete fatto 3 capitoli e non avete avanzato neanche di un... anzi, avete fatto passi indietro, cioè vuol dire che non la sapete fare, cioè sapete dove ci... cioè avete ottime idee ma non sapete svilupparle, no. Ovvero c'è un bravo game diretto con delle ottime idee, ma non avete chi riesce a crearle e farci qualcosa di meglio. Sì, sì, l'hanno smantellato, ma infatti ne ha creato un altro di gruppo il creatore, infatti è quello che ha fatto anche Black and White. Vabbè, comunque, in todo possiamo semplicemente dire Fable, la trilogia,
Oggi, perché possiamo darvi solo un voto basato per oggi, è un gioco che rientra nel 6. Né più, sì. Non ha niente di più, niente no, di meno. Al massimo però... potrei dargli un 6,5 perché comunque ce l'ha qui. Quindi. Ragazzi, è un gioco, non dico mediocre, ma medio in tutto. Un gioco che fa il suo, ha qualche guizzo frizzo, ma più di lì non va. Sì, esatto. Ma se siete possessori del Game Pass e di un Xbox, sia One, Serie S, Serie X, giocatelo. Perché comunque il Game Pass vi dà la possibilità di recuperare un titolo che nel suo bene o nel male ha fatto la storia del gaming. Infatti molte cose che ha qualche guizzo frizzo non è gratis. Perché il Game Pass comunque lo paghi. Dai, vogliamo smettere a gratis. E si paga il Game Pass, non è che ce l'hai lì. Ma comunque, in generale... Comunque... Giocatelo, è tutto, perché comunque qualche guizzo frizzo ce l'ha e vi accorgerete che alcune cose che abbiamo detto anche noi sono stati comunque ripescati da altri brand che l'hanno saputi fare meglio. Tipo ma Overlord. E comunque... Overlord, Infamous... Ma comunque tutte queste cose vengono da Fable, perché l'ha create Fable. Esatto. E... Black and White, si fa. Sì, sì, da lì. Comunque ragazzi, con Fable è finita, domani inizieremo una nuova avventura, ora guardiamo cosa o se no portiamo qualcosa a casa visto che è domenica. Noi vi ringraziamo come sempre per aver passato questa serata con noi, ma prima di andare via ovviamente facciamo il raidozzo del fratellozzo a Elementarozzo. Allora, vediamo chi c'è stasera di Ben Live, che cazzo di nessuno. Vabbè, lo portiamo a Ulmi, noi partiamo sempre da quelli più bassi. E c'è il signor Ulmic che sta portando Subnautica. Ma quasi quasi passiamo anche noi a fargli anche un salutino. Sì, che ci sta da guardare un po' di roba stasera. Okay. Allora, right. Vi lasciamo al signor Ulmic. Noi, come sempre, siete stati gentilissimi. Vi ringraziamo di cuore per aver passato questa serata con noi. E niente, ragazzi. Come diciamo sempre. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.